Eder. Mech. Pallister. Lo strano caso degli incidenti che hanno coinvolto Giuliano Saponi e sua madre Pierina Paganelli si presenta complesso e avvolto in mistero, caratterizzato da eventi tragici e da una mancanza di risposte definitive. La morte di Pierina Paganelli, avvenuta 7 mesi fa, rimane senza un sospettato o un colpevole identificato, aggiungendo un velo di mistero e urgenza alla soluzione del caso. L'incidente che ha coinvolto suo figlio Giuliano, circa un anno prima, aggiunge un ulteriore strato di complessità, considerando che anche in questo caso non è stato ancora identificato un responsabile. L'incidente di Giuliano Saponi, avvenuto all'alba del 7 maggio 2023, è descritto con dettagli che suggeriscono la possibilità di un coinvolgimento accidentale di un veicolo, specificamente un mezzo agricolo come un trattore, basato sull'analisi degli investigatori. La posizione dell'impatto e la natura delle ferite subite da Saponi indicano che potrebbe essere stato colpito da un oggetto piatto e ampio, come lo specchietto di un veicolo di grandi dimensioni. Questo dettaglio, unito alla posizione dell'incidente vicino ai campi agricoli e all'ora mattutina, rafforza l'ipotesi di un coinvolgimento accidentale di un mezzo agricolo. La difficoltà nel rintracciare il veicolo responsabile è amplificata dalla mancanza di copertura completa delle telecamere di videosorveglianza nella zona dell'incidente, rendendo così la ricerca del mezzo responsabile particolarmente sfidante. Nonostante queste sfide, la prosecuzione delle indagini testimonia l'impegno delle autorità nel cercare giustizia per Giuliano Saponi, con la procura che ordina una revisione dettagliata delle immagini video disponibili per cercare di identificare il veicolo coinvolto. Questo caso, con i suoi intricati dettagli e la sua natura tragica, solleva questioni più ampie relative alla sicurezza stradale, alla responsabilità dei conducenti e alla necessità di una maggiore sorveglianza e infrastruttura per prevenire incidenti simili in futuro. Inoltre, evidenzia le sfide che le forze dell'ordine e i sistemi giudiziari devono affrontare nel risolvere casi complessi in cui le prove possono essere scarse o difficili da interpretare. Questo caso richiederà probabilmente un approccio investigativo meticoloso e forse anche un po' di fortuna per portare alla luce nuove prove o testimoni che possano contribuire a fare giustizia per Giuliano Saponi e sua madre Pierina Paganelli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!